Ed eccoci qua ragazzi, primo episodio di una lunga serie che riguarda Mario e Luigi, Fraternauta alla carica. Non faccio una serie da tantissimo tempo, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare. Io sono qua già in trepidazione a dire: ma cominciamo, ce la faccio, devo farlo. Allora, ci siamo, vediamo cosa ci aspetta in questo primo episodio. Allora, là c'è la barchetta. Caricamento, caricamento. Caricamento lungo. Allora, il gioco usa il salvataggio automatico. Non spegnere quando appare questa icona. Va bene, va bene. Ok, la scena iniziale che conosciamo già tutti. Luigi che scappa dalle apette. Luigi? Arr! Guarda, io mi sto chiedendo cosa ha fatto. Come ha potuto farsi beccare. Che stava combinando Luigi con quelle api? Vai Mario! Cioè, per me era già caduto Luigi, però va. Ecco che lo salva, eccolo, ecco, guarda. Per fortuna. Che sta succedendo? Cosa starà succedendo? Ok, un portale. Ok, siamo stati risucchiati. Guarda l'appiccico di Toad. Ma quanto sei, quanto sono carini, mamma mia. Guarda che contenta la Peach, guarda. Ah, la luce! Qua c'è Bowser, Bowser Junior, tutti quanti. Un Kamek ha ragione, che ci fa là? Sa che stiamo per essere... stanno per essere risucchiati tutti quanti. Ok, Luigi ovviamente si fa scappare le mani, Mario ovviamente. Vai, grande! Vai, Mariuccio! Ecco, cioè, ma... preso! Ok, cosa sta facendo vedere? L'isola? Sì, viene divisa, quando viene divisa, vabbè. Io come ho la sensazione che... questa loro... questa magia che sta succedendo abbia causato questa cosa. Però è una bella un'ipotesi un pochino azzardata. Ma chi lo sa. Allora, ci siamo? Luce bianca. Mario e Luigi, Fraternauti alla carica. Nuova partita, vai. Ok, un attimo di caricamento. No, non vedo l'ora. Allora, io poi vedrò se dovrò sistemare un po' la webcam, dovrò spostarla, casomai, non lo so. Ecco Mario. Eventualmente per non dar fastidio ad alcune scene. Attenzione al granchio. Ben svegliato Mario, ben svegliato. Attenzione, vediamo un Mario sorpreso. Ah, dove saremo finiti? Dove siamo? Chissà se le musiche saranno bellissime. Eh dai, valla a cercare Mario, no, dai. Che è sta roba qua? Qualcosa di familiare sto coso. Comunque. Signori, iniziamo l'avventura, penso. Ok, sì. Ok, muoviti e salta. Posso saltare sul granchio? Vieni qua, granchio, vieni qua. Vieni qua. Perché ti salta dopo? Allora, un po' di esplorazione qua. Non sembra che non ci sia granché. Vediamo, vediamo. Blocchi nascosti, chissà se ce ne sono. Tipo, qua, questa è una zona da blocco nascosto. Non chiedetemi perché. Ma c'ha la faccia. Vabbè, mi sa che...
Mi sa che mi sbaglio. Ok, là c'è un blocco. Andiamo a vedere cosa contiene. Una monetina. Chissà cosa serviranno queste monetine. Allora, io cercherò di fare i video senza tagli. Sempre se non ci sono cause di forza maggiore. Attenzione, un combattimento. Sempre se non ci sono cause di forza maggiore che dovrò tagliare. Ma cercherò di essere più preciso. No, che è preciso. Cercherò di essere lineare più che posso, senza troppi tagli, quanto è potuto. Seleziono un nemico da attaccare con il salto. Premi il pulsante nel momento preciso in cui atterra sul nemico per eseguire un attacco efficace ed eseguire un balzo aggiuntivo. Ok, classico. Ok, strumenti. Vedete che cerchiamo di strumenti. Abbiamo un fucco, ci recupera 30 pp. Va bene. Là abbiamo l'energia. Qua un po' di energia. Aspettate un pochino che mi sposto qua. Per farvi vedere, ecco qua. Qua ho la mia energia a sinistra e 9 di punti abilità. Ok, cominciamo col salto, vai. Scegli un nemico e attaccalo con A, vai. Hoppala, hoppala. Fantastico, totale 10. Contrattacchi in salto. Spesso poi potrai saltare per schivare l'attacco del nemico. Quando il nemico ti attacca, premi il pulsante con il giusto tempismo per schivare l'assalto, va bene. Se atterri direttamente sopra il nemico, la tua schivata si trasformerà in un contrattacco e sarai tu ad infliggere danni al nemico. Buono, dai, vediamo. Hoppla, potevo... Hop. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Spero non dia troppi problemi con la web. Allora, cominciamo con un altro saltellino. Hop. Bene. Fantastico, 10 danni totali. Risultati, ottimo. Allora, nemici ed esperienza. Se sconfiggi tutti i nemici e vinci lo scontro, otterrai esperienza. A mano che accumuli, salirai di livello. Ok. Quando sali di livello, le tue statistiche aumentano e diventi più forti. In questo modo sarà più facile sconfiggere i nemici. Se un nemico ti sembra troppo coriaceo, prova a combattere con nemici più alla tua portata per salire di livello. Ok, classico. Il classico gioco di ruolo, ragazzi. Allora, vedo, qua c'era un blocco nascosto. Vediamo, va bene. Un'altra monetina di qua. Dov'è che vado avanti? Ah, qua altro blocco nascosto. Ah, ok, va. Va bene, va bene. Ok, aspettate che mi sto valutando dove lasciare la webcam. È l'unico posto qua al momento, che non dà troppi problemi. Però valutiamo, valutiamo. Allora, di qua si scende. Qua se eventualmente cado. Blocchi nascosti, niente. Sembra di no. Dove stiamo andando? Qua c'è un masso gigante. Oh. Senza parole, Mario, ovviamente. E niente. Non si sposta. Niente. Lasciamo perdere. Mario. Pensa a Luigi. Chissà dove è andata a finire. Dice. Si è disintegrato? No, disintegrato. Smaterializzato. Luigi! Ah. Sono rimasto di. Luigi! Un po' male. Che fa? Come funziona questa cosa? Perché si immagina Luigi, cioè compare Luigi? Perché è là sopra, ma Luigi? Che significa tutta sta cosa? Abbiamo capito, dobbiamo seguirlo. Va bene, andiamo. Allora, via. Andiamo a prendere pure quelle monetine. Oh, c'è un blu. Ah no, ma mi sa che non posso andare di là. Nemico, se ci salto di sopra, da un contrattacco iniziale. Sì. Vai. Hoppla. Hoppla. Vai. 10. Fantastico. Ok. Risultati. Va bene. Un punto esperienza e una monetina. Ok. Prossimo. Andiamo a vedere le monetine da prendere qua. Non so quanto potrò già utilizzare le monetine. Ok, 5 ne ho visto. Ho visto bene, qua ci serve Luigi.
monetina, monetina, monetina. Un altro combattimento, lo facciamo. Fare i combattimenti è importante, ragazzi. Aumentiamo di livello, vai. Piccolo saltellino. Vai. Ma gli diamo un bel colpettino. Hop. Hoppla! Fantastico, e lo buttiamo giù. Ok, ci manca poco, direi altri due o tre combattimenti e dovremmo aumentare di livello. Allora, monetine, qua non possiamo passare ovviamente. Ci servirà sicuramente l'aiuto di Luigi. Ok. Ok, andiamo. E sparisce. Va bene, altro blocco, lo prendiamo. Sì, ok. Abbiamo 32 monete. Un'altra, eccola. Io ho capito. Sto arrivando. Luigi! Luigi? Che se ti continua a guardare intorno così non è che cambia qualcosa, prova a vedere da un'altra parte, no? Bravo. Altro caricamento. Avremmo trovato Luigi? Attenzione, compare una isola a forma di nave gigante. Oh. Che fa? Salta? Sì, si prepara a saltare. Salta! Guarda che scene del film. E Luigi! Luigi che questa volta salva Mario. Grande, grande. Oh, guarda quanto è contento. Guarda, siete stati lontani 10 minuti. Ok, dove siamo? Questa è la domanda. Come si chiama sto posto? Wow. Luigi. Hai trovato Luigi. Che l'avventura abbia inizio. Oh, signor Luigi, chi è che parla? Chi c'è? In giro con Luigi. Luigi segue automaticamente Mario. Premi B per farlo saltare. Ok. Ok, sì. Ok. Confermiamo con A. Salta Mario. Con B. Salta Luigi. Allora, che è sta roba? Niente, vabbè. Andiamo ad esplorare questo luogo sconosciuto. Oh, però c'è la scritta da qualche parte, io non l'ho visto. Oh, ma lei chi sarà? Sono contenta che tu abbia ritrovato tuo fratello. Quindi tu devi essere il signor Mario. Piacere, il mio nome è Condina. Ciao Condina. Il signor Luigi è piombato all'improvviso dal cielo. È stata una vera sorpresa. Era molto in pensiero per te, signor Mario. Eh sì, l'abbiamo notato. Vuoi sapere dove siamo? L'ho già detto a Luigi, ma lo ripeterò anche a te. Questo posto è Elettria. Ecco, sappiamo dove siamo adesso. Qui regna la pace, o meglio, regnava. Che è successo? Perché mo non regna più la pace? Esattamente nel centro dell'Elettria sorgeva un gigantesco albero noto come Centralbero, che teneva unito l'intero mondo. Dall'albero fluiva l'energia chiamata Lumilinfa e si propagava per tutto il continente. Era la Lumilinfa a far funzionare il nostro mondo e a renderci felici. Ma poi, che è successo? L'albero andò distrutto. E chi l'ha distrutto? L'Elettria si separò.
Mi suona strano dire l'elettria. Avrei preferito elettria soltanto. Non avevo mai assistito a niente del genere. La terra si lacerò, dividendosi in tante isole vaganti. E mo' è triste che continui. Persi i sensi e al mio risveglio mi ritrovai qui, sull'isola Sol Camari. Fu allora che piantai un seme di centralbaro proprio qui. È già cresciuto, eh. Quanto tempo l'hai seminato? Questo è il nuovo centralbero. È in fase di crescita. Ah, in fase di crescita. Ma è ancora molto piccolo. Ok. Ah, il mio compito è prendermi cura del centralbero. Va bene, sono un'elettriniera. Anche se solo in un apprendista per il momento, vabbè. L'ho messo davanti a lei, poverino. Ma l'albero sta già mostrando i suoi benefici. Ormai riesce a produrre lumi linfa. Quel giorno il continente ormai a pezzi si trasformò in una miriade di isole vaganti in balia delle correnti oceaniche. Se riuscissimo a collegare il centralbaro a tutte le isole vaganti, sono certo che il potere della Lumi Limpa riunirebbe il continente. Quindi il nostro scopo di questa avventura era andare a cercare tutte le isole e metterle insieme. Signor Mario, signor Luigi, venite da un altro mondo, vero? Mi sa proprio di sì. Sarebbe fantastico se esistesse un modo per rimandarvi indietro. Ve lo spiego io. Ok, Presus, ma dove ti eri cacciato? Stavo tanto comodo sotto al berretto. Quale berretto? Poi è verde, si sa che ai maiali il verde piace. Da quant'è che è uscita sta cosa nuova? Questa mi è nuova pure a me. Da quant'è che mi piace? Vabbè, sia ben chiaro però, non sono un maiale. No, assolutamente no. Infatti tu sei un maialino volante, salvadanaio, quasi sempre un salvadanaio, però quelle dovrebbero essere le prese di una spina. E queste che vedete non sono narici, sono i miei occhi. Io convinto che gli occhi sì, ci stai, ci sono, vabbè, ci sono le sopracciglia sopra. Quindi non fatevi strane idee su di me. Vabbè, scusa, non volevo. Non volevo. Lui è Presus. Pure il nome però, è il mio migliore amico, che è il migliore amico che si possa desiderare. Sembra che il cappello del signor Luigi sia diventato il suo posto prediletto. Praticamente ci seguirà ovunque. Volete tornare a casa, eh? In un modo o nell'altro faremo. Ma in campo oink. Lui però non è un maiale, però oink lo dice. Ma se vi potrà suonare, sarai, abbiamo una richiesta per voi due, cioè ci aiutereste a ricollegare le isole vaganti. Ma no, non l'avevo capito che l'avremmo dovuto fare. Prima Luigi arriva qui piombando dal cielo, poi spunta Mario con un gran salto. Sta succedendo qualcosa di grosso, almeno credo, oink. Luigi, Mario, cosa ne dite? Accettate di aiutarci? Non fa fare la scelta? Ah, vabbè. Oink, lo farete davvero? Sì, ci siamo. Grazie, non avevo dubbi. No, avevi dubbi. Non potevamo chiedere degli alleati migliori. Vi ringraziamo dal profondo del cuore. Sarò felice di farvi da guida. Avete tanto oink da imparare. Cominciamo a individuare qualche isola vagante. Ah, ok. Seguitemi. Va bene. Andiamo. Allora, io intanto esploro un pochino. Ah, qua c'è il punto di salvataggio. Va bene. Ok, colpisci il blocco salvataggio per salvare i progressi. In alcuni punti della storia il gioco salva automaticamente. In quei momenti apparirà l'icona del salvataggio automatico nell'angolo in alto a destra dello schermo.
In caso di game over e di ritorno allo schermo del titolo, ripartirai dall'ultimo salvataggio. Ricordati di salvare i progressi con il blocco salvataggio ogni volta che ne trovi uno. Ok, grazie. Ah, ok, ci sono più salvataggi. Perfetto. Quindi, eventualmente, posso fare più salvataggi per fare altre partite, eventualmente. Allora, do un'occhiata in giro. Con il regalino là come lo prendo? Qua si scende. E qua si può entrare? Ok, ma lo do un'occhiata in... Oh! Che succede? Oh! C'è un massa all'orizzonte! Oh, Mario, Luigi, sono qui! Aspetta, non... Pensavo che dovevo venire di qua. Di qua non mi fa entrare in questi buchi. No, mi sa che mi serve qualche tipo di abilità. Vabbè. Andiamo di qua. Vediamo dove arriveremo. Di qua si salta? Non si salta. Quindi, niente, qua c'è zona chiusa. Là c'è un masso all'orizzonte. Va bene. Ritorniamo un attimo indietro. Allora, di qua dovevo salire, sì. Allora, andiamo di qua adesso. Si esplora un pochino Elettria. Oh. Roba è sta cosa? Oh, Mario, Luigi, sono qui! Ho capito! Ma non agitare! Ma Luigi salta da solo? Aspetta, aspetta. Oh. Ok, nocciolino, one up. Fungo one up qua. C'è qualcosa di strano. No? No, non c'è niente di strano. Allora, una cosa che mi aveva fatto notare Eugene è che Luigi, ok che salta con B, però la meccanica dei vecchi Mario e Luigi non è la stessa. Quando bisogna saltare, Luigi mo si fa i salti da solo in automatico. Ed è un peccato, ed è un peccato. Perché c'era questa piccola meccanica che comunque dava quel pizzico di brio più al gioco. E questa volta ce l'hanno tolto. Vabbè. Comunque, continuo, vediamo che ci dice. Se vi interessa qualcosa, farò del mio meglio per dirvi ciò che vi serve. No, sappiamo già quello che ci serve. Allora, andiamo di qua. Un blocco, ok. Monetine, vai. Qua possiamo entrare in acqua? No, va bene. Forse è meglio chiarire un paio di punti. Sembra una minaccia così. Passerete un bel po' di tempo a guardare la mappa, per non parlare di tutti quegli strumenti che dovrete gestire. Quindi datevi una mossa. Va bene? Oink. Bisogna proprio dirvi tutto. Non so niente di qua. È il momento di fare quella cosa con più. Quale cosa? Allora, forza, premete più. Oink. Oh, da qui è possibile controllare a che punto siamo della storia, usare strumenti e molto altro. Ink. Vabbè, premio. Il menu principale. Non ci stava. Nel menu principale puoi controllare i parametri di Mario e Luigi, la tua posizione sulla mappa e altre informazioni, nonché visualizzare vari consigli sull'avventura. Usando gli strumenti o modificando l'equipaggiamento puoi prepararti agli scontri. Ok, allora. Meglio abituarsi in fretta a usare il menu, sarà senz'altro utile sicuramente. Allora, una volta finito Ink, basta premere di nuovo più per uscire. Ok, ma fammi guardare. Avventura, storia, un arrivo tumultuoso, dove eravamo rimasti, prossima tappa. Ok, dove eravamo rimasti? Mario e Luigi si uniscono sull'isola Soccamari e accettano di aiutare l'Elettria con il supporto di Presus. Segue Presus e esplora l'isola sul Camare assieme a Luigi. Ma questa è la missione che dobbiamo fare in questo momento. Va bene, sfide. Si sblocca proseguendo con la storia. Oh.
Ah, qua ci sono. Sembra allerta. Scriva i colpi o contrattacca 100 volte. Ancora 98? Va bene, ci darà un funcone one up. Ok. Vinci 100 scontri senza subire danni. Assesta 250 colpi fortunati. Usa 20 volte gli strumenti negli scontri. Ok, vedrò di ricordare ste cose, così possiamo completarle. Allora, strumenti. Abbiamo soltanto il fungo one up, che cura 30 PV. Rianima un fratello svenuto e RPS 50%. Il fungo one up. E nocciolina. Deve far recuperare 20 PV a entrambi i fratelli. Le noccioline sono importanti, sono molto molto utili. Allora, qua non c'è nient'altro. E va bene. Equipaggiamento, non penso avremo chissà cosa. Infatti non abbiamo niente. Scarpe consumate, nessun effetto speciale. Tuta comfort, nessun effetto speciale. Va bene, quelle sono le statistiche di Mario. Mario Luigi predilige un po' la fortuna, con i buff che viene rappresentata la fortuna. Più buff hai, più hai possibilità di avere un colpo critico. In velocità, diciamo che ancora sono abbastanza vicini. A parte la fortuna, che Luigi è molto fortunato. Ha molti buff Luigi, insomma. Poi non so come saranno poi distribuite meglio le statistiche. Allora, stato. Ok, qua fa vedere tutta la statistica di Mario. E qua quella di Luigi. Va bene, niente di che. Mi sta facendo vedere quanto ci manca per il prossimo livello. Mario ha bisogno di 3 punti esperienza per aumentare di livello. Luigi ancora 7. Va bene. Andiamo, va bene. Aspetta, no. Per controllare la mappa, usare gli strumenti, basta premere più. Non dimentica, non me lo dimentico, tranquillo. In caso di dubbio durante l'avventura, consiglio di controllare il presussidiario. E nella sezione guida impostazione ci sono scritti tutti i dettagli. Andiamo a dare un'occhiata pure a questo. E c'è dell'altro in più. Io intanto voglio vedere guida, impostazioni, opzioni, vibrazione, sì, no. Presussidiario, quello che ci parlava adesso. Presus, che ci dà tutte le spiegazioni. Ok, queste qua sono tutte quelle che abbiamo fatto finora, va bene? Qua mi fa ritornare alla scheda del titolo, ma no, ovviamente no. Ok, via, seguiamo Presus. Dove? Cosa ci vorrà far vedere? Guardate e stupitevi! Questo è il telescopio. Bello, eh? Sembra fatto su misura per voi due. Telescopio. Capito? Telescopio. Chissà come farete a raggiungere le isole. Chi vuole intendere, intenda. Esattamente. Già hanno capito. Un'idea non può essere cattiva quando è solo ancora un'idea. Voi due vi lancerete in territori ignoti. E state pure zitti. E state pure zitti. Mamma mia. Che arrivate con Dina. Sì, lo so, non abbiamo un metodo migliore di questo. Scusate, vabbè. Siete perdonati, io vi accompagnerò. Non avete nulla da temere. Ok, l'isola vagante all'orizzonte. Ma che coincidenza, eh? Beh, io non mi lamento di certo. Deve esserci un fior faro su quest'isola. È il vostro prossimo obiettivo. Va bene. Vi spiegherò il resto strada facendo, ma ora facciamoci sparare dal telescopio. Va bene. Andiamo. Aspetta, mi do un'altra occhiata veloce qua. Ok, no, non c'è niente. A parte il punto di salvataggio, salviamo, dai. Ok, salvataggio riuscito. Allora, signori. Allora, il telescopio. Quando usi il telescopio, prendi la mira con L. Punta verso un'isola, poi premi A per lanciarti lì. A seconda di dove ti trovi, potresti non avere subito la possibilità di tornare sull'isola. Sull'isola Solcamari. Quindi è meglio partire preparati. Sì, ma partiamo all'inizio. Ma io mo qua ovviamente qua mi dice che devo andare qua. Però io voglio dare un'occhiata veloce. Ma vedo difficile che mi farà fare altro. Però fammi dare un'occhiatina così.
Chissà se ci sarà mai tipo un'isola che in alto che ci farà sparare in alto prima o poi. Tipo quello col masso, sì, mi voglio. Non voglio niente, non mi fa colpire. Andiamo! Zoom! Terra! Ovviamente sì, siamo su una barca. Uno quando vede un'isola dice terra! Isola Roccigna. E vai! Spara! Oh, caricamento lunghissimo, eh! Vabbè, diamogli sto tempo. Eccolo! Ecco lì. Oh, ok. Questa qua è una scena che conoscevamo benissimo tutti quanti. Oh. Oh yeah! Ok, signori. Ragazzi, siamo arrivati all'isola Roccigna. Eccola là. Là. Bella pure la cartuccia. Ehi, ciao! Chi è? Come avete fatto ad arrivare qua? Ci siamo fatti sparare da un cannone. Cose che fanno tutti quanti ormai. Stiamo cercando di ricollegare tutte le isole vaganti, ma non divaghiamo di sicuro. Di un po'. Dobbiamo anche raggiungere il fior faro di quest'isola. Tu sai dove si trova? Sì, ma al momento è raggiungibile. Il cancello di pietra è chiuso. Come cavolo fa a stare così? Non sembra granché stabile. Il fior far Roink si troverebbe su quella roccia a forma di piatto? Se proprio dovete passare, dovete provare a chiedere a Ferruccia. Ferruccia. Conosco un Ferruccio io. Qui comanda lei. Ora sì che si ragiona. Andiamo anche da questa Ferruccia. Poi vi spiegherò il resto al fior faro. Va bene. Va bene, va bene. Ragazzi, allora finisce qua questo primo episodio di Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Nel prossimo andremo ad esplorare l'isola Roccigna, sì, così. Spero di non aver sbagliato. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, per aver guardato il video fino a questo punto. Grazie ancora. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.